Ciao e benvenuti in un nuovo video. Allora, come sempre, quando carico questi video non era mai in programma di farlo, ma semplicemente è appena arrivata e quindi la apriamo insieme. Allora, My Beauty Box di maggio 2024 e l'andiamo letteralmente ad aprire insieme con tanto di cane che non è il mio abbaia e andiamo a vedere. Allora, intanto che la apro. Vi ricordo che la box ha un prezzo, quelli più vantaggiosi, di 15 euro ed è con il link qui sotto, sempre di Infobox, 10% di sconto su ogni ordine. Allora, qui abbiamo il foglietto che però ha gli spoiler, quindi non lo guardiamo e noi andiamo ad aprire la box. Ed è molto piena, molto 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 piena. E come facciamo adesso? Direi di andare, partiamo dal sopra e andiamo al sotto per cercare di vedere il tutto. Sì, allora mi sono preparata, quindi codice QR e abbiamo già il valore. La prima cosa che vedo è questa e mi interessa molto perché sono gli idrogel e i patch di Essence. Due confezioni, 24 ore idrati in cooling con acido ialuronico. Ok, questi mi piace sicuramente da provare, made in Corea, e l'uno ha un valore di 2 euro, quindi 2, 2, 4 euro. Ok, poi andiamo con questi piccolini, Yasae. Allora, uno è un hydrating cleanser, ok, e l'altro dei defense moisture, quindi un detergente idratante e l'altra è una crema giorno idratante. Non ho mai sentito questo marchio, questi sono piccini, sono 10 ml l'uno ed non trovo neanche il valore. Sì, 3 euro l'uno, quindi 3 e 6 euro. Ok, da provare. Volevo vedere la crema idratante. Idratante, non troppo. Protezione SPF 20 UVA UVB. Ok, la proveremo e vi farò sapere. Poi andiamo avanti. Allora, vedo. Partiamo da questo. Woke Up e Brow Liner, quindi una matita per sopracciglia. Il colore è Walnut, sì, 0,27, è un full size ed ha un valore di 4,50 euro. La matita è questa. Abbiamo un lato la matita, che adesso. Ok, e quindi dall'altra immagino che abbiamo l'applicatore di quelle che si temperano, ok, ma io le uso se durano abbastanza, ma la testiamo e ve lo faccio sapere di sicuro perché anche questo è uno di quei prodotti che uso molto. Andiamo avanti e vedo questo. Allora, questo è Hydra Lipstick di Cargi Grillo Gianluca. Il colore è il 204, io non lo so com'è. Ok, questo qui è valore, scusatemi. È un full size, quindi 14 euro. Non capisco se sono i glitter o se è smussato così il suo. Ecco, cosa che avevamo provato l'ombretto di questo marchio che non mi era assolutamente piaciuto. Vediamo come si comporterà il rossetto, ma proviamo a swatcharlo. Ah sì, ha dei glitter. Non è assolutamente omogeneo, però è carino. Non è assolutamente il mio colore,
però è carino, vedremo come si comporta. Dopodiché, partiamo con questo, che non so cosa sia. Due Beautiful Wash It Out, acqua micellare, makeup remover, don't panic, use organic, acqua micellare struccante, 100 ml, ok, e il valore è di 9 euro. Delicato il profumo. Ok, la proviamo. Io non sono una grande amante delle acque struccanti. Ah, l'acqua micellare si risciacqua sempre perché è a base di sapone. Non sono una grande amante, ma quando andiamo a rimuovere solamente qualche particolare del make-up, in questo caso sì, lo uso. Andiamo avanti con questa. Equilibra. Vitaminica, contorno occhi levigante. Skin Defense, 15 ml, quindi è un full size. Con acido ialuronico e caffeina. Ok, questo mi interessa molto. Sarà il prossimo che metto ad provare. E questo... 13 euro, scusate, ve lo faccio vedere bene. Ma volevo già vedere la texture, quindi ero già super curiosa. Contorno occhi, sapete che io sono sempre alla ricerca di un contorno occhi. E ne provo sempre tantissimi. Sì, assorbe velocemente. Non ha profumo. Ok, il prossimo sicuramente che uso, molto molto curiosa di questo. E ora restano due prodotti che li vedo qua grandi. Andiamo con questo. Sauber Pharma System Vent, trattamento in gel per gambe stanche, gonfie e pesanti, fino a 8 ore di sollievo prolungato, fresh gel, effetto freddo. Secondo me, con il periodo caldo, questo è un grande aiuto. Se non si suicida. Eccolo qua. 125 ml, quindi un full size. Sa di mentolo, ma non troppo. Questo può essere un gran prodotto da testare e intanto vi dico il prezzo, che è 6,99 euro. Credo, sì, 6,99. Ok, altro prodotto che mi interessa. È un gel menta piperita, sì, si sente ma non tantissimo. Mentolo, va bene, proviamo. Interessante, mi è piaciuto provarlo. E adesso con questo, che è l'ultima novità, e perché l'avevo già adocchiata. Allora, Bonomelli Sleep Integratore Botanico pronto da bere con melatonina, passiflora e scolzia e tiglio, senza glutine, senza lattosio, quindi monodosi, strappa e bevi. Non dice quando usarlo. Le sono così. Possono essere comode, sicuramente. Assumere uno stick al giorno, versandolo direttamente in bocca. Beh, magari alla sera. Devo andare sul sito della Bonomelli magari a capire meglio questo, però ed è, mi sembra interessante. E questo qua è un full size ed è da 14 stick e ha un valore di 4,99 euro. Allora, recap veloce. Partiamo con questa, che è melatonina della Bonomelli. Il trattamento in gel per gambe stanche della Sauber. E poi abbiamo Equilibra crema per il contorno occhi, acqua micellare di Due Beautiful. Questi di Yasae, che abbiamo il detergente e la crema idratante giorno. Dopodiché abbiamo la matita per le sopracciglia di Wake Up,
che proverò il patch per i contorno occhi in idrogel di Essence e per finire questo rossetto di Kargi che proveremo, vedremo. Comunque lo swatch attualmente è questo. Allora, partivamo con una box di un prezzo di 15 euro e questa qui è bella piena perché ha un valore di circa 62 euro. Mi sembra una bella box. Allora, fatemi sapere voi cosa ne pensate, se cosa vi ha incuriosito, cosa vi ha interessato maggiormente. A questo punto posso andare a vedere... Ecco, Bonomelli dice di si consiglia di assumere uno stick prima di coricarsi, ok? Ed è una cosa che non vedo, sono questi due, quindi sarà un più o cosa, non li trovo, non ci sono, ok? Perdonate. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se cosa vi incuriosisce di più, cosa vi interessa di più. E io come sempre vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!